Ragazzi, oggi parte una nuovissima serie, la corsa per lo scudetto tra Napoli e Juventus, simulato ovviamente su FIFA 18. Giocheremo sia le partite del Napoli sia quelle della Juve. Ovviamente ora che inizierà il video capirete tutto nel dettaglio. L'unica cosa è che purtroppo la partita della Juventus ha avuto dei problemi di audio, quindi qualche volta diciamo l'audio non si sentirà molto bene, farà delle pizze, ma per il resto tutto a posto. Lasciate subito un like se appunto questa serie vi piacerà e commentate, facci sapere cosa ne pensate. Io vi lascio il video, bella! Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, come avete sentito dall'intro, parte oggi una nuovissima serie sul canale. Ragazzi, è una serie davvero specialissima che abbiamo pensato all'improvviso e pensiamo e speriamo davvero che vi possa piacere. Questa sarà la corsa allo scudetto. Ragazzi, ci concentriamo principalmente sulle ultime 10 giornate di campionato. Sono 10 le giornate di campionato che appunto distano da quel 20 maggio, dalla chiusura della Serie A che finora appunto è stata combattutissima con la Juve che appunto ha fatto questo sorpasso, ma che in realtà resta tutto aperto, essendoci anche uno scontro diretto Certo. programmato per aprile, essendo che comunque la Juve avrà delle partite importanti da giocare, non facilissime, quindi è ancora tutto aperto, ma quello che faremo noi sarà appunto speciale. Abbiamo scelto io e Simone di prenderci due squadre diverse, ovviamente Napoli-Juve. Io sarò a Napoli in Io questa sarò la serie. Juve, ovviamente. Bene. In questa serie vedrete due partite ad episodio, una che è la partita del Napoli e una partita della Juve. E quelle là corrisponderanno ovviamente alle partite che ci saranno in quel giorno quando pubblicheremo il video. Nella realtà, Sono quindi. come delle specie di prediction, ragazzi, però sulla corsa scudetto. Ovviamente poi, se volete, ci saranno anche le prediction per altre partite particolari del campionato. Fatecelo sapere, Se le volete, ovviamente. Però queste qua saranno delle partite fisse, saranno die quindi 10 episodi di questa serie che arriveranno fino all'ultima giornata di campionato. E poi vedremo se la nostra predizione di chi sarà il vincitore della Serie A 2017-2018 corrisponderà con la realtà oppure meno. beh, ragazzi. È stato detto tutto quello che si doveva dire, ora leggiamo velocemente le formazioni per questa partita. Spal Juventus, appunto partita di questa sera, di sabato sera. Domani sera si giocherà invece Napoli-Genoa, partita del Napoli. E beh, allora la Spal si schiera con 11 titolari, un 3-5-2, Meretto, Economu, Felipe, Vicari, Lazzari, Grassi, Schiattarella, Viviani, Costa, Antenucci, Capitano e Paloschi. Io invece metto in porta Buffon, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Alessandro, Pjanic, Matuidi, Mandžukić, Dybala, Douglas Costa e in punta Higuain. Ragazzi, queste sono le squadre, questa è la prima partita di questo episodio, chissà come andrà a finire, fateci sapere per chi ti fare questa E prediction. fate anche la vostra di prediction, ovviamente, su come finirà magari la vera partita e su come invece sarebbe finita la nostra. Ragazzi, allora ci vediamo in campo. Benvenuti a Spal Juventus, la prima partita di questo primo episodio di questa bellissima serie, speriamo davvero possa piacervi quest'idea. Spal e Juve scendono in campo. E la Juve ovviamente ha come obiettivo fare altri 3 punti, portarsi a più 3 in attesa poi di quella che sarà la partita del Napoli di Esatto. domenica sera. Portarsi a più 7 almeno momentaneamente sarebbe molto importante per la Juventus. Spal che invece deve lottare assolutamente per la salvezza e ha l'obiettivo appunto di salvarsi a tutti i costi. Qui scendono in campo ragazzi Higuain e Dybala, la coppia che scoppia, ragazzi la coppia fortissima Higuain. Ora è in un grandissimo momento di forma e lo vedremo sicuramente in forma anche questa sera. Eccolo qui inquadrato con la maglia gialla. Ragazzi, le formazioni le abbiamo già lette, è momento però di iniziare. Inizia Spalle Juve. Attenzione a Viviani. La palla dentro per Lazzari, l'appoggio per rigore! No! Rigore! No! Chiellini, che ingenuità! Che ingenuità di Chiellini, ora la È partita! andato completamente a La vuoto! partita potrebbe prendere un verso incredibile, arriva il rosso! Rosso! Juve in 10! Mamma mia! Se finisse neanche nella realtà così sarebbe clamoroso! Sarebbe davvero clamoroso, che intervento in ritardo! Eh sì! Completamente in ritardo su Paloschi, e rigore per la Spal, ci va il capitano Antenucci, vediamo se è lui il tiratore di questa squadra, no, è Paloschi, va Paloschi contro Gigi Buffon, levo il puntatore, va Andrea Paloschi, col destro, Gigi, E Gigi la para, Gigi, ancora tanta Gigi qualità. para rigori, l'errore di Paloschi. L'errore di Paloschi, voleva angolarla a sinistra, purtroppo senza puntatore, non sono riuscito a metterla dove volevo. Qui Douglas Costa è un motorino. Mamma mia, attenzione di Higuain, è velocissimo, ragazzi. Non lo riesco a prendere. Douglas Costa, attenzione al suo sinistro dentro. Ah, cosa Mandžukić, ho erano in due a colpire. C'era anche sbagliato? Si sono Dybala. ostacolati tra di loro. C'era anche Dybala. E Mandžukić spegne questo colpo di testa sul fondo. Che occasione qui per la Juve, Lazzari. Dentro per Paloschi, attenzione alla Spal, Paloschi dentro, c'è Antenucci,
Sbaglia tutto il cross. Che occasione per la Spal qua. La Juve sta rischiando molto. Sta per finire il primo tempo. Ancora 0-0. In 10 è difficile. In 10 è molto difficile. Qui attenzione al taglio dentro. La Spal, occasione. Chiusura provvidenziale della Juventus. Ultima azione nel primo tempo. Oikonomu. Ci chiede la Spal. Finisce il primo tempo, ragazzi. 0-0. Mamma mia. 0-0. Io da napoletano, onestamente, mi spero che la partita vada davvero così. Perché la Juve ha molte difficoltà. E ovviamente in 10 l'occasione l'ha avuta Higuaín, sta giocando molto bene, ma non ha ancora trovato il guizzo giusto. Mandžukić ha sprecato una grande palla gol. Attenzione, che azione della Juve, Mandžukić ha tre proposte dentro, che No! chiusura! Mandžukić qui un altro errore, che potrebbe costargli caro al 61esimo, potrebbe costargli molto caro, poteva anche tirare lì, ha voluto fare il passaggio. Attenzione Higuaín, la palla per Dybala, palla per Douglas Costa, no è De Sciglio, De Sciglio, De Sciglio! Gol della Che Juve gol ha al fatto, ragazzi? Che 68esimo, ragazzi. gol ha fatto? Segna De Sciglio. 1-0 Juve. 1-0 Juve, Spal sotto. Ragazzi, queste sono le grandi squadre. Lumine aspettato. Soffrono per tutta la partita. Hanno anche difficoltà a giocare, ma poi hanno la concretezza di buttarla dentro. Mattia De Sciglio è lui per ora l'eroe di Spal Juventus. Al 69esimo mette dentro la palla dell'1-0, che potrebbe valere tantissimo. Potrebbero essere 3 punti pesantissimi. Anche in vista appunto del match Napoli-Genoa, 6 più 7 sono davvero pesanti. Però ora la risposta della Spal, che comunque deve credere nella salvezza. E Paloschi non riesce a colpire. Attenzione alla Spal, Costa, 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 ci prova. Palla dentro, No! Paloschi, il pareggio della Spal. Inaspettatissimo Paloschi. Difesa totalmente assente. Vabbè, sono in Paloschi, Paloschi. 10, è vero, però. Paloschi, senza Chiellini, senza il sostegno difensivo maggiore. Juve preparata, pareggio, questo cambia tutto. Questo cambierebbe tutte le sorti di questo campionato. Vedete, ragazzi, è FIFA, non è la realtà, quindi questa è la nostra versione Certo. di FIFA. Tenete bene a mente questo per tutta la serie. Errore di Buffon, ragazzi. E gol di Paloschi, 1-1 al 79esimo, proprio 10 minuti dopo il gol di De Sciglio, un altro italiano la mette dentro. Corre De Sciglio sulla fascia, è velocissimo. De Sciglio, come prima De Sciglio, ci De riprova! Sciglio voleva la Palla doppietta! fuori, De Sciglio stava per essere l'eroe, anzi è stata deviata in calcio Deviata! d'angolo, è stata deviata. Calcio d'angolo, palla vicina per Douglas Costa, buona zona per un cross, Douglas Costa è velocissimo ragazzi, palla dentro, Blaise Matuidi tutto solo! Oh! Si salva la spalla, però ora la Juve era tutta davanti per cercare il gol. Viviani. Viviani, prova la ripartenza. Juve non c'è. Palla per Paloschi. Paloschi contro tutti. E chiude Alessandro. Chiude Alessandro. La Juve è tutta in avanti per cercare il vantaggio. Pasticcia qui però la Juve. E pasticcia anche la spalla, ovviamente. 87esimo minuto. Godiamoci questi ultimi 2 minuti assieme. Douglas Costa. Prova questo attacco. Sbaglia tutto. E ora la spalla può anche gestirla. Può anche gestirla, no, pasticcia Dybala. Palla per Higuaín, zona buona per lui, per il suo tiro. Higuaín! Deviata. Calcio d'angolo? Sì, deviata. Calcio d'angolo. Ultima azione per la Juve per cercare il vantaggio. All'ultimo respiro, vediamo se ci riesce la Juve. Douglas Costa può provare il cross. È dentro! Ed è La gol! rete della Juve! Al 90esimo! Però. Al 93esimo, ragazzi. Chi ha segnato? Non ci Mandžukić, credo. credo. Questo sì, ha segnato proprio Mandžukić, l'uomo più contestato, quello meno in forma attualmente alla Juve, ma che comunque resta un grandissimo giocatore. Azione bellissima con questo cross, Di beh. testa Mandžukić, ragazzi, la Juve si porta a casa 3 punti pesantissimi. Mandžukić ha sbagliato completamente tutta la partita, non c'è stato mai in gara. E poi all'ultimo, la gloria per lui. Tre Mamma mia. punti pesantissimi, sofferti. All'ultimo, come spesso succede con la Juve. 3 punti alla Juventus proprio, 3 punti sofferti, ma da grande squadra. Mario Mandžukić è l'eroe di questa partita. E ora il Napoli dovrà rispondere domenica sera contro il Genoa nel migliore dei modi. Qui ancora pasticcia, ma la Juve, ragazzi, si porta all'ultimo secondo, come suo solito, come da grande squadra. 3 punti a casa, 3 punti pesantissimi per la corsa scudetto. Qui si abbracciano Higuaín e Buffon. E Eroi di ora. stasera, uno ha parato un rigore e l'altro ha fatto un'ottima partita. Sì, Higuaín è stato davvero un giocatore chiave. La Juve, diciamo, non ha fatto una delle migliori prestazioni. Spesso non fa vedere un gran bel gioco, però poi è molto concreto. Mario Mandžukić, appunto, ha Sì, fatto concretissimo. tutto sbagliato nella partita e poi il colpo di testa vincente. Però ora c'è da vedere Napoli-Genoa. Queste invece le formazioni per Napoli-Genoa, partita di domenica sera 20:45. Formazione del Napoli che non deve assolutamente sbagliare. La Juve è scappata momentaneamente a più 7 e Sette. deve assolutamente accorciare per andare a meno 4 dalla capolista.
Reina, Isai, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Amsic, Jorginho, Alan, Callejon, Mertens e Insigne. Invece dal Genoa abbiamo in porta Perin, Spolli, Biraschi e Zukanovic, al centrocampo Bertolacci, Rigoni, Ilemark e Lazovic, poi in attacco Pandev, Galabinov e Laxalt. Tutto pronto ragazzi, domenica sera alle 20:45 si parte al San Paolo per Napoli-Genoa. Stadio San Paolo, Napoli-Genoa. Stadio gremito ovviamente perché bisogna fare i 3 punti quest'oggi, bisogna accorciare la Juventus che è scappata a più 7, l'avete visto nella partita appena giocata, che ha vinto all'ultimo secondo, un'altra Mamma vittoria mia. pesante per il Napoli che sperava ovviamente nel pareggio per poter accorciare poi a più 2, a meno 2 anzi. Questa è la coreografia del Napoli. Queste squadre che scendono in campo, le formazioni già le abbiamo viste. Insigne, Mertens, Cagnon, il tridente che deve assolutamente buttare dentro la palla quest'oggi. Inizia Napoli-Genoa. Attenzione a Mertens. Progressione del belga. La palla è per Insigne. Insigne, subito l'occasione gol. Palla per Caglione. Questa è un'azione No! da Napoli. È la E classica azione. arriva 1-0 dopo 4 minuti. Questa è una chiara risposta alla Juventus per la corsa a scudetto. Segna Caglione. Segna l'1-0 per il Napoli. Esplode il San Paolo. Ed ecco qua il pubblico che esulta per il battuto, ragazzi. Classica azione di Napoli. Mertens la dà Insigne che corre laterale. È proprio da Napoli. Cross teso in mezzo. Caglione la butta dentro col numero 7. L'1-0. E subito Napoli in vantaggio. Riparte Mertens sulla fascia. Ci prova Mertens velocissimo. Non lo prende la difesa del Genoa. Mertens! Si continua per il Vantaggio. vantaggio. Amsic. Insigne. Oh, Piazzato! palo! Palla sul palo. Palo del Napoli che poteva già quasi chiudere la partita. Ci prova ancora Napoli con Allan. La palla per Mertens. Ancora per Allan. Gran tacco. Allan. Allan. Oh, murato! Insigne. Insigne. Oh, tira Palla fuori! fuori. Che si sta mangiando Insigne. Questo Napoli è sfortunatissimo. Mamma mia. Qui arriva anche il giallo per il fallo Vabbè, sì. precedente di Zukanovic. Mamma mia. Che occasioni per il Napoli. 7 tiri a 0. Predominio del Napoli che su 7 tiri ha trovato solo un gol. È tutto il contrario della Juve che ha giocato molto male nella praticità, ma poi due tiri, praticamente ha fatto due o tre tiri, ha buttato la palla sempre dentro, portando a casa i 3 punti. Invece Napoli va sempre a giocare bene, a rischiarsela. Vedete, vedete, Allan! Ah, Palla fuori fuori! di Si niente. salva il Napoli. Stava per essere sbagliato col subito di Bertolacci, che grazia la difesa del Napoli, ma quanto rischio per questo Napoli. Attenzione Insigne, palla dentro per Amsic! Oh, Perin. Perin, mamma mia, che Napoli sfortunato stasera. Si dispera Amsic, che occasione per il Napoli, palla ancora dentro, salta Allan, Mario Rui, prova a metterla tu dentro, vai Mario, palla per Mertens, nulla da fare. Attenzione ad Amsic, prova il tiro, ancora Perin, ragazzi, obiettivo di calciomercato del Mamma Napoli, mia! speriamo di prenderlo, perché qui sta davvero salvando il Genoa, Caglione, fendente dentro, per Koulibaly, ancora Perin, ottava parata di questa partita, è disumano. Riparte ora il Genoa, è scoperto al Napoli, ho visto anche Koulibaly a terra, Laxalt è velocissimo, Jorginho non gli sta dietro, Napoli qui deve però cercare di non prendere il gol che potrebbe essere fatale, attenzione, Goal! Genoa che parete ragazzi, ragazzi questo è il Napoli che non riesce a chiuderla, gol ovviamente che ve lo dico a fare immeritato perché il Napoli pareggio Ha fatto immeritato, molto di più. anzi Bertolacci pareggio immeritato, ha fatto molto di più. la insacca, però. 69esimo gol di Bertolacci. Per due napoletani come noi non è ovviamente una bella notizia. No. Però, comunque, ragazzi, questa è la nostra prediction. E deve essere ovviamente realistica. Realistica, quantomeno vera, sincera con voi. Gol Potrebbe di capitare, Bertolacci. Gol di però Bertolacci. speriamo di no. Reina non riesce a parare questo tiro. E ora 20 minuti per il Napoli che dovrà spingersi tutto in avanti per cercare il vantaggio. Amsic, la palla è per Mertens. Driss. Driss, fammelo, Driss, Driss. Fallo, arbitro, fallo, voglio il calcio di punizione. Ok, dai. Qui è zona calda sia per Mertens, sia per Insigne. Esce Jorginho ed entra 0-0-7 Zielinski. Speriamo faccia una buona partita questi ultimi minuti. Qui ho uno specialista, o Insigne o Mertens. Prova Dris a metterla dentro. Che gol ha fatto! Sorpassone del Napoli! Dris, che la ribalta 2-1. Grazie Dris, Mamma mia! grazie Dris, 74esimo, 74esimo Napoli in vantaggio e ci voleva, esplode il San Mamma Paolo, mia! esplode il San Paolo, Ma che perla ha tirato! bel calcio di punizione, ce lo rivediamo tutto bene nel dettaglio perché è stato un calcio di punizione benissimo, questa è la sua mattonella Un palo dentro! del 7, palla dentro, ecco qui, Dris Mertens che esulta.
alla telecamera. Napoli ora in vantaggio, momentaneamente a meno 4 dalla Juve. Speriamo ovviamente finisca in vittoria anche nella realtà, però ora quest'ultimo quarto d'ora bisogna tenere duro. Insigne ora al Genoa, evidentemente non c'è più in difesa. Mertens, palla per Zielinski. Perin ancora. Mamma mia ragazzi, mamma mia Perin. Ha salvato di tutto, ha salvato di tutto. Alan, Caglione, Mertens, Hamsik. Questo è il bel gioco del Napoli ragazzi. Insigne prova a passarla, la palla non passa, 3 minuti di recupero. Cioè 3 minuti alla fine, poi più eventuale recupero. Gorre Goran Panev, ricorda che sei un ex di questa partita, per favore. Mario Rui, meno 1. Lo stadio San Paolo prepara già i festeggiamenti per una vittoria fondamentale per questa corsa per lo scudetto, per questo rush finale. Hamsik lotta in campo, ormai non si capisce più niente. 3 di recupero, corre Insigne, va Mertens, lo stop Mertens, zona, tiro Perin! Ormai abbiamo detto soltanto Perin da questa partita, è incredibile. Ultima occasione adesso della partita, va Caglione, dentro, salta Allan, palla che rimane là, poi Zielinski, col destro, Perin ancora! E finisce la partita! Finisce! E finisce la partita. Finisce 2-1 per il Napoli, ed è una vittoria importantissima per questa corsa scudetto. Koulibaly festeggia, ragazzi, il Napoli poteva farne anche 10 di questa sera, davvero. Davvero Perin è stato fondamentale per il Genoa, che stava a poco da una vittoria, da un pareggio anzi, davvero importantissimo. E invece Mertens ragazzi con la punizione sbloccata ci salva, meno male Dris, meno male, davvero meno male, perché si stava mettendo molto male per gli azzurri. Questo è il San Paolo che esulta e ragazzi davvero 2-2-1, è vero, 2-2-1, 2-2-1 per sia per Napoli sia per Juve. Comunque 20 tiri a 3, questo è veramente il Napoli. E Perin quanti ne ha parati? 13, no, 11 dovrebbe averne parati all'incirca. Comunque ragazzi, su 20 tiri il Napoli fa due volte gol, per farvi capire appunto quanto alla fine FIFA non sia così poco realistico. No, infatti, e poi su il Genoa con 3 tiri, 2 in porta, un gol. Esatto, esatto. Realistico. E il Napoli invece in difesa bastano su 2 tiri prendo gol. Ragazzi, noi speriamo davvero che questa nuova serie e che questo video vi siano piaciuti. Se così fosse, appunto, lasciate un bel like per farci capire che volete i prossimi 9 episodi di questa serie. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Beh ragazzi, che dire, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!